O se volete interrompermi, solo alzate la mano. Mi chiamo Paolo e sono Business Development Manager di una startup chiamata MyWoWo, che in questa presentazione parleremo di turismo esperienziale con un riferimento a un prodotto tecnologico che può essere associato a alberghi, bed and breakfast, agriturismi e anche tutto il settore turistico. Quindi la tecnologia al servizio del turismo esperienziale. Turismo esperienziale oggigiorno è sulla bocca di tutti. Sappiamo che i turisti hanno bisogno di esperienze per vivere. Il modo di come il viaggio è cambiato si vede. Si vede negli ultimi 5 anni, si è visto, e noi come italiani, come patria, dobbiamo essere pronti a rendere uniche le esperienze che si possono vivere a livello italiano. Viaggiare è un'attività, come vedete nella slide, che è cambiata nel tempo. Io sono giovane, però se penso ai miei genitori, il modo in cui loro viaggiavano è completamente diverso da come viaggio io. Io viaggio per conoscere, io viaggio per incontrare nuove persone, nuove tradizioni. E quindi noi italiani, o l'Italia in generale, siamo pronti a affrontare questo nuovo viaggio al turismo esperienziale? Riusciamo a far conoscere alle attività o comunque ai turisti questo nuovo metodo di viaggiare e quindi conoscere il mondo? Come detto, il turismo sta cambiando. Siamo stati travolti, diciamo, dalle OTA, dai trasporti low cost, OTA online travel agency come Booking.com, Expedia, low cost carriers come Ryanair, EasyJet, hanno portato molti più turisti in Italia, hanno portato più turisti nel mondo, e noi siamo capaci di diciamo accettarli e far vivere le esperienze che, come diceva prima il signore, un russo che vive un'esperienza è totalmente diverso da un americano che vivrà un'esperienza. Siamo capaci? Non lo so, questo poi la tecnologia sarà in grado di adattarsi a tutte queste esigenze. Qua c'è un dato di TripAdvisor del 2017, il 55% dei turisti considera la ricerca di esperienze uniche e interessanti come principale motivazione di viaggio. Capiamo che il 55% di 1.200.000.000 di turisti che ci sono al mondo sono un numero elevatissimo, quindi anche noi come hotel o come agenzie viaggi dobbiamo essere capaci di accettare e far vivere queste esperienze uniche. L'85% dei consumatori basa la propria scelta su recensioni online. Recensioni online sono, diciamo, un prodotto o comunque un servizio che è un po' difficile da discutere. Ci sono le fake news e ci sono anche le fake recensioni online. Perché non offriamo qualcosa che direttamente, finita una visita a un hotel, finito un alloggio, ci dia il servizio di lasciare questa recensione online? Quindi una recensione online che non è un fake, recensione online che di solito è positiva se offriamo qualcosa di unico. I viaggiatori sono sempre più informati e vogliono vivere esperienze uniche. Col mondo di internet qualsiasi persona può avere le informazioni che vuole. Io posso avere le informazioni di dov'è la D3, il padiglione D3, anche se non sapevo dov'era, perché c'è l'app di TTG che mi dice guardi è lì. Si può avere le informazioni sul traffico che c'è intorno alla fiera, si può avere informazioni su qualsiasi cosa. Quindi anche le esperienze devono essere usate per far vivere, scusate il termine, esperienze uniche e, diciamo, memorabili per farsi conoscere. Il cambiamento di prospettiva e l'avvento della tecnologia hanno portato l'operatore turistico a rivedere la propria offerta. Logicamente la tecnologia ci sta aiutando. Ci sta aiutando a far conoscere più esperienze, sta aiutando a far conoscere più informazioni o avere più informazioni nel turismo, e quindi noi come operatori turistici, da albergatori a agenzie di viaggio, dobbiamo essere consapevoli del prodotto che offriamo. Turismo in Italia. Il turismo in Italia nel 2017 è cresciuto, come tutti sappiamo, comunque se andate anche alla TTG nell'Alto Padiglione ve lo diranno, stiamo crescendo, sono arrivati più turisti stranieri dal mondo, quindi dobbiamo capire come accettarli, perché, ripeto, un russo è diverso da un americano, un italiano è diverso da uno spagnolo. Le esperienze che ci sono in un italiano, che io che vado a vivere da un'altra parte, io sono venuto a Londra, dopo 6 anni a Londra mi sono trasferito in Italia, di solito adesso gli italiani fanno il resto, però
io che viaggio sono diverso dalla mia fidanzata che è colombiana che vuole vivere qualcos'altro in spagnolo. Quindi dobbiamo capire il viaggiatore prima di offrire queste esperienze. Come capiamo il viaggiatore? È difficile perché ci sono milioni di lingue al mondo, ci sono milioni di esperienze da visitare, però ci sono dei prodotti che potrebbero aiutare e di sicuro le nuove esperienze, quindi le nuove, i nuovi portali che ci sono, sono un po' a, diciamo, per tutti questi, dal russo all'americano, all'inglese, allo spagnolo, c'è Airbnb esperienze, tutti penso che lo conoscano, c'è TripAdvisor esperienze, si possono cercare esperienze, si possono prenotare. Logicamente qua parliamo di intermediari, nessuno, se avete un hotel, sarà in grado di offrire questo. Questi soldi vanno a Airbnb, qua i soldi vanno a TripAdvisor. L'hotel può avere un consiglio, può avere una recensione in più, però purtroppo non può avere fatturato in questo. Come la tecnologia sta trasformando il turismo? Io, come ho detto, lavoro in una startup e quindi siamo nell'ambito tecnologico, siamo nell'ambito digitale e vogliamo aiutare il turismo. Se noi guardiamo uno studio di Google Travel, il 74% dei viaggiatori pianifica i propri viaggi su internet e solo il 13% su agenzie viaggio. Si vede come il turista che viaggia è propenso a cercare, a prenotare, a avere informazioni su internet. Internet è arrivato accessibile a miliardi di persone e qualsiasi persona, anch'io, soprattutto giovani, la utilizzano per prenotare e viaggiare. Il cellulare è diventato come un prodotto che non possiamo farne a meno, in tutto, dai social media, poi da, fa come guida turistica in un viaggio, fa la nostra agenzia di viaggi, è diventato come un prodotto che offre tutti i servizi all'interno di un piccolo prodotto che è il cellulare. Siamo disposti anche tante volte a spendere più di 1.000 euro per avere un prodotto che per noi è diventato essenziale. Il 45% dei turisti usa il proprio smartphone per tutto ciò che riguarda le vacanze. 45% dei turisti, questi sono numeri che il 45% può essere, ma è meno del 50%. Sì, se parliamo di 1.200.000.000 di turisti all'anno, vediamo quanto è alto questo numero. Dobbiamo adeguarsi al cellulare, dobbiamo adeguarsi alla tecnologia. Hotel, come ripeto, hotel, bed and breakfast, agriturismi e agenzie di viaggio. Perché? Perché lo dice TripAdvisor, non lo dice Paolo, che è un business development di una startup. E come frase finale dico, questo è il motivo per cui è necessario adattare i servizi e le comunicazioni che offriamo a questi dispositivi. Adattarsi, quindi adattarsi nelle lingue, adattarsi nelle esperienze, adattarsi in tutti quei prodotti che un hotel potrebbe servire. Come MyWoWoo, quindi la mia startup, potrebbe aiutare il turismo esperienziale? Attraverso TravelMate. TravelMate, un'app riconfigurabile per il mondo turistico. Cosa significa riconfigurabile o white label? Che attraverso un PIN personale, un hotel, bed and breakfast, agenzia viaggio, agriturismo, può creare la propria app. Quindi, cos'è TravelMate? Vedete la foto a schermata principale. TravelMate è un'app che mette a disposizione ai clienti del settore ricettivo un accompagnatore turistico. TravelMate, compagno di viaggio in inglese, quindi accompagnatore turistico. Cosa significa accompagnatore turistico e perché accompagnatore turistico? Perché noi siamo in grado di offrire servizi alternativi che successivamente vi spiego per far vivere l'esperienza unica al cliente. L'operatore turistico può avere, ha la possibilità di creare questa app in 7 lingue, quindi italiano, francese, inglese, spagnolo, tedesco, russo e mandarino. E qua torniamo al tema di prima delle persone che c'erano, non so se eravate presenti, che come per accettare un turista che viene dall'estero dobbiamo proporgli qualcosa che sia nella loro lingua, qualcosa che faccia vivere esperienze memorabili, dipendentemente che sia un italiano, spagnolo, russo, francese, qualsiasi cosa. Come fa un turista ad avere questa app? Questa app può essere scaricata dagli store gratuitamente e il codice viene trasmesso, in questo caso, da un hotel. Quindi l'hotel o può inviare direttamente un'email, nell'email ci sarà scritto gentile utente, la invitiamo a scaricare la nostra app dove può trovare i nostri servizi, quindi la vetrina di un hotel, e in più troverà i contenuti audio della città che sta visitando. Come?
Quindi la prima parte della struttura, quindi le prime tre icone che siamo, servizi promo, contatti, sono la vetrina. Quindi voi mi direte, sì, ci sono un migliaio di digital concierge, possiamo offrire la nostra vetrina dove vogliamo, ci abbiamo le brochure in camera, sì, però tutto si sta trasformando sul digitale. Noi dobbiamo trasformarsi sul digitale per restare a passo col tempo. Io vengo da Londra, quindi ho visitato alcuni hotel a Londra. Purtroppo in Italia siamo un po' un passo indietro quando si parla di tecnologia, e questo non sono io che lo spiego, cioè non sono io, ma è tutto il sistema turistico che lo spiega. In aggiunta, cosa diamo? Cosa diamo per far vivere questa esperienza unica? Diamo un compagno di viaggio. Cosa significa compagno di viaggio? Diamo dei contenuti audio della città che il turista sta visitando nella sua lingua. Quindi io non li chiamo audioguide, perché audioguide è l'audioguida del Louvre, che deve starci 24 ore per conoscere tutto il Louvre. Noi siamo content creator, MyWoWo è content creator, crea file, contenuti file, offre contenuti audio, foto, testi realizzati, tradotti e speakerati da professionisti del settore dell'arte e comunicazione. Non vogliamo usare sintetizzatori vocali. Perché? Perché l'esperienza deve essere umana, vivibile, non deve essere qualcosa di tecnologico, perché la tecnologia ci aiuta se lo usiamo nel modo giusto. Se invece la integriamo con tutto, certe volte la tecnologia non può aiutare. Vediamo le grosse OTA che ci prendono il 20-22% ogni volta che si prenota. Qua attraverso TravelMate si può presentare l'attività della struttura in modo semplice e innovativo. Semplice e innovativo, la semplicità alla fine c'ha diciamo un vantaggio su tutto, perché se un prodotto non è semplice è difficile da usare, quindi il cliente non lo usa e neanche l'hotel non lo usa perché è difficile da far scaricare, quindi genererebbe reviews o recensioni che non sono giuste o comunque che sono un po' fuori moda, diciamo. Crea un canale upselling e cross-selling degli ancillary services. Lavorando all'hospitality, ho lavorato all'hospitality a Londra, adesso sto lavorando all'hospitality, ho trovato e sto trovando tanti hotel che si lamentano che ci sono quegli ancillary services fermi in un hotel che sono un problema. Perché sono un problema? Perché sono un costo. Io non so, io dico, ci sono la lavanderia, io ho viaggiato tanto in hotel, non ho mai usato la lavanderia nei miei viaggi, ma perché? Perché magari non lo so, o perché magari devo chiamare per sapere le informazioni, poi la reception occupata mi dice chiama dopo, e perché non mai nessuno mi ha dato qualcosa, un prodotto che mi disse, guarda, c'è la lavanderia, 5 camicie sono 10 euro, sono pronte fra 4 ore, magari l'avrei anche usato. Non si sa mai. Quindi c'è upselling e cross-selling di tutti questi servizi che sono, diciamo, a servizio dell'hotel. Poi la struttura ricettiva interagisce prima, dopo e durante il viaggio tramite newsletter. Questo è un punto molto importante di marketing, non so chi abbia studiato marketing. Quando tutte le prenotazioni arrivano, di solito prenotazioni per 4 persone, un hotel ha solo una email, ha l'email di chi prenota. Invece con questo servizio ogni persona che fa il login a TravelMate, quindi che fa il login all'applicazione, deve lasciare la propria email. Lasciare la propria email vuol dire una stanza a 4 persone, non si avrà solo una email, se ne avranno 4. Mandare una newsletter a 4 persone con la promozione è diverso che mandarne una. E tutti lo sappiamo il motivo di questo. L'ospite utilizza il proprio device e non hardware di terzi per beneficiare dei servizi audio, quelli della struttura. Sappiamo che ci sono dei concorrenti o comunque dei nuovi prodotti tecnologici che lasciano un device all'interno della camera dell'ospite. Ce ne sono italiani, ce ne sono stranieri, però pensate, noi che viaggiamo sempre con il nostro cellulare dobbiamo averne un altro, quindi avere la paura di perderlo. Poi, motivo di igiene, cioè anche l'igiene, chissà quel cellulare quante altre persone l'hanno toccato, invece il nostro alla fine è sempre il nostro. Quindi un vantaggio può essere avere l'applicazione nel proprio cellulare. E poi ci sono i famosi contenuti audio. Perché i contenuti audio sono così importanti? Perché offrono al turista l'esperienza
che un turista sta cercando. I contenuti audio nelle varie lingue possono offrire al turista l'esperienza unica, memorabile, qualcosa che l'hotel può dare gratuitamente al turista senza problemi. Logicamente non abbiamo tutte le città del mondo, è impossibile avere tutte le città del mondo in questo momento, ci stiamo lavorando. Tutti i contenuti audio sono in 7 lingue, lo ricordo, quindi in Italia abbiamo Milano, Firenze, Venezia, Roma, Pisa, Napoli, Torino, Assisi, Lecce, Verona, Trento, Bergamo, Palermo, Cinque Terre, e nel mondo c'è Parigi, c'è Europa e mondo. Sono importanti perché noi quando viaggiamo, io stesso quando viaggio, vorrei avere i contenuti audio guida, se si vuole chiamare, da poter usufruire mentre sono in viaggio, quindi sono anche scaricabili, non devo ascoltarli in streaming, magari per un cinese che arriva, e quindi sono un'esperienza unica che si deve far vivere. Termino con una quota, diciamo, il turismo esperienziale rappresenta per le aziende un'opportunità di emergere e distinguersi dai competitor, aiutando gli ospiti a godere di un nuovo modo di vivere la propria vacanza. Bisogna un po' differenziarsi dai competitor, bisogna differenziare il proprio prodotto, l'offerta e adeguarsi all'offerta del mercato per riuscire un po' a distinguersi dal mondo e quindi sul mercato turistico. Grazie, qua sono i miei contatti, se vi servono o se avete domande adesso, prego. Grazie mille.